Luca Vettori, vigilia di Champions League, si parte per Roseler per questa bolla della Pool D. Modena però arriva intanto da una prestazione importante, siete tornati alla vittoria contro Ravenna dopo 4 sconfitte. Che vittoria è stata? Molto bella, abbiamo giocato di gruppo, una vittoria corale e si vedeva un po' appunto l'energia che cercavamo, l'entusiasmo e anche questa voglia di mettere un po' sotto l'avversario. È una vittoria di cui avevamo bisogno, che abbiamo cercato sia negli allenamenti che appunto in queste partite. Come ripete spesso il Giangio, le nostre consapevolezze vanno cercate proprio nelle partite, in questo mese in cui giocheremo tantissimo e appunto come dici. Siamo alla vigilia di una partenza con tre gare impegnative, importanti e un altro torneo. Sarà difficile anche, insomma, avere l'attenzione e la determinazione, nonostante il campionato sia incalzante, così aprire questa bolla di Champions. E ovviamente le partite a cui scenderemo in campo saranno tutte difficili e in un campo avversario appunto che non conosciamo e speriamo che tutta l'organizzazione sia all'altezza della manifestazione e noi andiamo lì appunto con questo auspicio, anche con questa forza, con questo desiderio di cominciare bene questo cammino. È un anno molto particolare, Luca, però insomma è Champions League, torni in una manifestazione che tu hai già disputato. Quali sono le emozioni? Cosa ti aspetti da questa trasferta? No, sicuramente è un bellissimo torneo con tante squadre forti da tutta Europa e è anche un motivo in più appunto per provare ad ambire a arrivare il più alto possibile nel campionato italiano ovviamente. Quindi teniamoci strettissima questa possibilità, questa occasione che noi abbiamo quest'anno, che i giocatori dell'anno scorso si sono un po' sudati e la società, e quindi siamo sicuramente motivati da questa possibilità, da questa occasione. Abbiamo parlato più volte del tuo ritorno dopo l'infortunio. La tua è stata una stagione che adesso è in crescita, hai trovato maggiore continuità. La sensazione è che anche il colpo, anche il braccio sia tornato, insomma, vicino a quelli che sono davvero i tuoi standard. Sì, ormai si racconta, no, scherzo, però a volte il ricordo è una fregatura, quindi il bello un po' di costruire questa spalla nuova, no? E quindi non cercare di staccarsi quasi da un ricordo vecchio. Però sì, io credo che sia nel colpo che nel movimento sia tutto abbastanza ristabilizzato sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista proprio meccanico e poi sono contento. Si parte con la prima sfida, quella di domani, 17:30 con Kemerovo, dall'altra parte ci sarà Ivan Zaitsev. Che gara ti aspetti? Sicuramente una gara difficile, arriveremo lì come appunto dopo una lunga trasferta e faremo allenamento sul campo e sarà quasi come una partita di questo campionato, nonostante sia in uno stato straniero con degli orari diversi e insomma tante accortezze che magari sembrano implicite e invece sono decisive e tutti noi giocatori che entriamo in campo dovremo farci conto. La squadra di Ivan Kemerova è una squadra molto forte, è la prima, dobbiamo sicuramente puntare tanto su questa prima partita anche per entrare in questa scia delle partite successive.